Benvenuti amici al nostro nuovo tour. Basta. Oggi faremo un po' di trekking lungo una strada molto particolare e di grande valore. E quindi benvenuti nella storia delle strade romane. Bene, oggi ci troviamo a Chia. Vediamo in lontananza la torre di Chia e stiamo effettuando un percorso trekking che abbiamo scaricato da Ricky Luke. Niente di particolare, abbastanza facile. Vedremo un po' di ammirare qualche scorcio nuovo anche per noi. Oggi me la voglio godere. Non c'è neanche una salita. Finalmente. Come dicevo l'altra volta, quando parla. Ed ecco la salita. Sky, dai, ci tocca salita. Mamma mia, bocca santa, eh. We're only just lovers in kind. Allora, non vorrei essere stato compreso male, quindi poco fa stavo dicendo che il trekking niente di particolare come difficoltà, perché non ci sono grosse salite come nel cammino di Santa Barbara nello scorso video. Il posto merita molto. Can we get it done? I can't feel you slipping through my earth and sun. Can we get it done? I can't feel you slipping through my earth and sun. Can we get it done? I can't feel you slipping through my fears. Ci troviamo sulla strada che collega Chia a Pula lungo la costa per una sana camminata ricca di colori e profumi e carica di storia. Della strada originale rimangono cenni a tratti poco visibili, ma si riesce comunque a percepire la struttura per intero. Immaginate una squadra di operai intenti a scavare una trincea nel terreno lunga tanti chilometri, quasi 300, larga anche 5 metri e profonda all'occorrenza 2. E moltiplicate per una trentina di volte questa impresa con quegli uomini intensi a gettare dentro le trincee milioni di pietre grandissime. Poi su di esse uno strato di altre pietre, in lungo e in largo, ed infine l'ultimo strato fatto di ciotoli di fiume accuratamente scelti e dunque raccolti. Le vie di e per Roma sono un'opera di straordinaria ingegneria che, con complessivi 100.000 km di lastricato, hanno contribuito allo sviluppo della civiltà romana in tutto il mondo allora conosciuto. In Italia di strade romane ne esistono di vari tipi e 10 sono le consolari. Quelli più importanti: l'Aurelia, la Cassia, la Flaminia, Salaria, Tiburtina, Casilina, Appia, Emilia, Postumia, Appia Regio. Opere ammirevoli che sopravvivono anche in Sardegna con i loro 2000 anni di storia. Basti pensare che alcune sono ancora percorribili. Altre ancora conservano il loro antico manto in pietra e sono inutilizzate, soprattutto in Sardegna, dove si sono conservate in modo pressoché integro. A
costruirle sui sentieri tracciati dalle preesistenti popolazioni furono, come ben sappiamo, gli uomini dell'Impero Romano, con la loro politica di espansione e di collegamento dei territori assoggettati al loro dominio, per trasportare merci, per favorire il passaggio di carovane e di soldati. In Sardegna le vie romane non erano quasi mai lastricate, eccetto in alcuni casi, quella di Santa Eulalia a Cagliari ad esempio, ma costruite usando ciottoli e delle pietre squadrate poste ai margini per contenere il manto stradale, le cosiddette vie glarie. Le strade principali, secondo un antichissimo documento, l'Itinerarium Antonini, correvano da nord a sud, con Portus Tibulas, forse Coginas, oppure Tibulas, Castelsardo, e di vicini a Prodi come punto di partenza, e Caralis, Cagliari, come punto d'arrivo. La strada orientale, la cosiddetta Aportus Tibulas Caralis, si snodava lungo tutta la costa orientale della Sardegna, tra le pendici montuose e il bel mare sottostante. Invece, verso l'entroterra, parallela a questa via orientale, una seconda strada seguiva un tracciato lineare e collegava Olbia e Cagliari. Gli antichi ci hanno tramandato che la Aliud Iter ab Ubia Caralis passava dalla Barbagia, regione montuosa assai impervia. Altre strade romane principali orientate est-ovest collegavano per esempio Caralis a Sulcis, quella che passava dalla valle del Cigerri, appunto, mentre un'altra passava lungo costa, proprio quella percorsa oggi da noi, toccando Vitia, Chia e Nora, Pula.
rientro dalla nostra camminata ammiriamo l'accogliente spiaggetta de Zucardolino, che con la sua isoletta accoglie il visitatore nella sua semplice bellezza. With all these words that I think are right, and I'm a child of details, and when I pin it, it's heads, not tails. Don't you think I lick my wounds? Play this game and play the fools. Don't you think that I say la vie? Easy come. Easy go, I'll go high when you go low. Don't you think that I c'est la vie? Fills me with fright. You flip a coin and it's heads or tails. I call it out when I know I failed. Don't you know I lick my wounds? Play this game and play the fools. Don't you think that I say la vie? Easy come and go. You go high when I go low. Don't you think that I feel alone with cigarettes? Drink it down, you'll have regrets, 'cause I'm the one who fell in love. Il nostro viaggio di oggi finisce qui, quindi arrivederci, anzi, a Sibiri.